Allora, adesso ci aspetta prendere il treno e farci queste 4 ore e mezza per arrivare a Torino. E questa è un po' la parte un po' più noiosa, perché devo prendere il treno, devo stare 4 ore e mezza in treno. Però è bello proprio perché a me te la godi anche un po' di più, no? Se arrivi da un posto lontano dove non c'entrano tanto le moto, anche perché lì esiste praticamente solo il calcio. E all'inizio è un po' impegnativo, anche perché devi iniziare a farti le cose da solo, devi rifarti il letto, la colazione, devi farti molte cose che prima non eri abituato a fare. Qua sono cresciuti molti dei piloti più forti di tutti, soprattutto io il più forte che ci sia, e venire a vivere qui per poi allenarmi con lui e stare insieme a lui è veramente molto, dà molta soddisfazione, ecco. Siamo un bel gruppo, io sono col Balda. Balda è molto più ordinato di me, io faccio abbastanza schifo. Però no, col Balda ci conosciamo da un sacco di tempo. Scusate se mi intrometto, benissimo, finché lui non farà i salti in modo giusto, adesso... Dopo ci riempiamo di botte, ci riempiamo. Moto2 è un traguardo alla fine, è uno dei tanti traguardi che ci sono nel nostro sport. È un passo importante nella categoria di mezzo, dove poi vai, si prospetta che fai poi il passo per la MotoGP. E diciamo, farlo in un modo come lo sto facendo, come lo stiamo facendo io e la mia squadra, è importante, perché molti sono passati in Moto2 magari senza neanche aver fatto un risultato, senza aver vinto così. E invece noi quest'anno stiamo veramente facendo un gran mazzo e stiamo facendo un risultato, che stiamo facendo un campionato secondo me che è di altissimi livelli. Siamo quinti in campionato, molto vicini al secondo, e non vedo l'ora di provarla la Moto2 per capire che sensazioni può darmi. Secondo me può essere una moto che potrebbe piacermi molto. Torno a casa con la voglia già di ritornare qua, quindi sì, mi stanco qui, però comunque è un bel modo per stancarsi, quindi bello.